il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Allora, come vedete, sono in un mondo in creative, classico mondo appena generato. Perché? Perché, come potete vedere dall'inventario, dove ci sono dei nuovi blocchi. Siamo nel primo snapshot uscito di Minecraft, la versione 1.16. Quindi penso che tra un pochetto, non prestissimo, ahimè, dovrebbe uscire il nuovo Minecraft. Allora, intanto sto aprendo internet perché vediamo piano piano, passo passo, per vedere quello che uscirà. No, ok, allora. Ah, non voglio le mod. Ecco qui, Java Edition della 1.16. Ok. Prima cosa, questo si dovrebbe chiamare questo è il Nether Upgrade, quindi l'upgrade del Nether. Sul soil, presto scopriremo che cosa è. Tanto concrete powder, che okay, blocco netherite. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di prendere dell'ossidiana, costruirci un portale e andare nel Nether. Ah, mi sa. Ah, ok, si era un attimo buggato il portale. Io veramente non me l'aspettavo questa, quindi direi di farmi subito questa, cioè prendermi questa armatura nuova con i vari strumenti e entrare in... No, prima di entrare in game mode direi di prendermi un po' di cibo anche. Ok. Ok, quanto pare. Ok, da pure il knockback resistance. Ed è qui sotto, come vedete, dà la quantità di 2031, che okay, di durata del, come se fosse tranquillamente un'armatura di diamante. Ok, non credo, non so portare. Tu cosa sei? Legno. Ok. Non so cosa sei. Quarto. Quindi non so assolutamente un quale blocco, un cosa prenderti. Piano piano direi di raccogliere varie cose. Ok, come diciamo, l'ascia sembrerebbe come quella di
leggere come quella di diamante. Come velocità 2031, non ricordo il limite massimo. Ora vi dico quella di diamante. Quanto è questa? No, non me lo dice, a meno che... Ok, 1561 quello di diamante, quindi ha anche più durata della roba di diamante. Io però non voglio vedere solamente questa zona qui, anzi, conviene fare in questo modo. Che roba. Poi altro change log. Gli Enderman possono spawnare solo in questi luoghi qui, che sono delle, vengono chiamate foreste. Un blocco nuovo che ora vi dico qual è. Ok, un tipo di luce. Intanto sto raccogliendo mano a mano vari blocchi, più che altro per il semplice, classica glowstone, per il semplice motivo che piano piano devi vedere dopo, senza che me li chivo, li vedremo direttamente insieme. Allora, quindi questa è una classica foresta. Qui c'è la distesa delle anime, perché è un altro luogo dove si può prendere, cioè recuperare roba, dove qui spawnano anche i blocchi di ossa, il basalto. Con te cosa posso fare? Ok, ora vedere, poi vedremo. Questo è il Soul Sand. Mi stai dicendo che tu ti prendi con la pala? Così sembra. Quindi tu mi stai dicendo che... No? Voglio capire. Quanto pare avevo intravisto una torcia e non era chiara la cosa. Poi c'è un'altra versione qui, il fuoco è blu, non chiedetemi il perché. Poi c'è il Ghasta, che è un'altra entità che può spawnarci solo vicino, nel senso... Se stiamo troppo lontani, non... Cioè, solo in una distanza ravvicinata lo sentiamo e può esserci. Ah, ma quindi esplode... Ah, ok. E per quanto riguarda invece gli altri mob tipo scheletri, anche questi possono spawnare solamente in questa zona qui. Ok, due colpi, sono passati due colpi per il Ghasta. Veramente, veramente pochi. E ne spawnano veramente tanti di Ghasta, devo ammettere. Qui che ci sta? Ok, distesa di gravel. Pieno di gas, ovviamente. Ci sta anche... Stessa cosa vale per i pigmen. Solo nelle fortezze e solo sopra le distese di Soul Sand possono spawnare.
Allora, ovviamente non mi sono salvato le coordinate del portale, come un fesso direi. Direi di cambiare di nuovo in spectator. Ok, il suo è rimasto praticamente identico. Qui c'è la parte della foresta, qui la parte tipo Nether normale. Vediamo. Ok, diciamo che questo è il cambiamento più o meno della Nether. Direi tranquillamente, se ci riesco, a trovare un punto dove, ecco, allora, intanto poso questa roba di qua e mi riserve la nostra amica ossidiana il nostro felin tessil. La posso fare. Ok. E quindi ora possiamo tornare a casa. Anche se devo ammettere che non è che mi andava proprio a genio questa lava che stava qui. Come voleva si dimostrare pure notte, e quindi mettiamo giorno. No, niente spettatore, creativa. Allora, questo è un altro tipo di legno. Ora piano piano vediamo sostanzialmente tutto. Piano piano. Allora, partiamo con questo qui. Con l'ancient Debris. Ok, semplicemente sembra quasi un tipo di legno. Ok. E io mi scordo sempre tutti i nomi. Infatti la chiamo workbench mentre crafting table. Poi lo vediamo. Allora, con te posso fare in qualche modo? No, eh. Allora, allora, questo qui come blocco è molto molto particolare, se riesco a trovare tutto quello che volevo trovare, perché innanzitutto cuocendolo, cioè innanzitutto si può cuocere, ci sta altro, posso cuocere, a parte comunque cuocendolo ci dà la netherite scrap, e che non ci basta, non so quanto ce ne serve. Sinceramente non so veramente quanto ce ne serve. Quindi metto doppia fornace a farla. Sinceramente questo pane l'ho preso e non serve assolutamente a nulla. Allora, ah, ottimo, ancora non serviranno 9? Non ne ho idea. Ci
Quindi intanto sto a 6, a 7. Manca 1. No, 7 per farne 8. Il che... E quindi... Proprio 0, 0, 0. Quindi... Niente da fare. Quindi sostanzialmente per il momento questo tipo di blocco non serve una fava. No, non è vero. Ho detto una cosa perché sempre dalla Wiki ho scoperto esattamente il contrario. Che posso fare la netherite unendolo a loro. E quindi questo, per questo va bene. Poi il blocco questo qui dice che è simile all'ossidiana come resistenza. Non può bruciare dalla lava e serve un piccone di diamante o migliore per minarlo. Quindi penso che stesso la piccone di erite possa farlo. Poi passiamo al basalto. Allora, innanzitutto serve anche una cesta. Così posiamo i blocchi che non abbiamo visto. Questi non ci servono perché già visualizzati. Più o meno la velocità e le cose le abbiamo viste. Ok. No, aspetta, forse il bomb block ci può essere utile. Allora, questo è un tipo di sapling particolare, che la prima volta lo vedo, sinceramente, insieme a quest'altro. Quindi penso che... Ok, il bombe lo prende, ma non cresce. Vediamo, forse ha bisogno di più spazio. Beh, proviamo con questo. No, nulla. Probabilmente rimarranno lì per sempre. Allora dicevamo, questo è un blocco di basalto. Ah, ciao Creeper. Quindi non può essere cotto, però può essere fatto, mo che ci arrivo. Ah, il basalt pillar può essere preso da lì, quindi è dove l'abbiamo trovato, e generato nelle sul sand, cioè nel rande da sul sand. E è semplicemente piazzato. Sembra anche in questo caso, visto da un lato, simile ai loghi di legno. Non male come blocco. Poi abbiamo il blocco di netherite. A questo punto direi di cuocere tutto. Ah, ok, quelli sono semplicemente scheletri. Se non prendo l'oro. Sinceramente non so quanti blocchi mi servono. Anzi, facciamo prima fare così. Stai. Ok. Semplicemente il classico 9x9. E dal punto di vista estetico non è neanche male. Ricordiamoci di usare passo passo le cose che non ci servono. Ok, abbiamo visto. Dove stai? I vari blocchi. E ovviamente ora mano a mano me li prenderò. Così da... Più che altro per farvi vedere in modo più rapido, senza li crafto mano a mano.
Questo è concrete, scale di sabbia. Ok. Quindi devo prendere pure questo e questo che ok, a quanto pare sembrerebbe da questo punto di vista avrei preso tutto. Allora, passiamo dalla fase legno. Allora, questi sono i due tipi di legno nuovo che hanno aggiunto. Sono molto simili tra di loro, ma praticamente opposti di colore. Uno è, diciamo, più sul blu e viola, l'altro è più sul verde e viola, mentre il discorso è diverso dal punto di vista quando vengono, diciamo, tolti le cortecce, perché cambia completamente il colore. Mi manca un blocco che farò subito. Allora, diciamo che questo dal punto di vista quando dentono plank, che non è male come sono fatto, cioè come sono fatte. Stessa cosa vale per le scale ed infine anche per quanto riguarda le slab. Quindi un blocco veramente veramente ben fatto a parer mio. Poi ci sono i red nether brick, che non so assolutamente come si craftano, però molto molto bello pure questo di come tipologia di blocco. Tu cosa sei? Non può essere pezzato? Ok, weeping vines, quindi penso siano semplicemente un tipo di vines. Poi abbiamo Nether Wart Block, quello classe, come vedete è leggermente cambiato. E Wart Block, sinceramente non so neanche come si possa craftare. E questo è un tipo di lampada tipo la Glowstone, molto molto carino. Penso che questo qui si venga craftato. Ok, questo è molto carino, è tipo netherrack, però assomiglia molto al tipo di un tipo di terra, molto molto comodo perché per fare i sentieri, quindi magari è pure più carino rispetto al classico, diciamo al classico blocco, cioè di terra insieme al cioè il classico blocco di terra insieme al classico blocco di gravel. Quindi ora a quanto pare stiamo riempendo la cesta. Questo ancora non si dice non a crescere, dubito cresceranno. Il sul soil l'abbiamo già visto nel Nether. Sul fire, che sarebbe la variante blu del fuoco, e quindi invece di essere rossa è blu. Abbiamo pure la lanterna carina. Togliere il blocco sotto, ovviamente viene droppata. Torce, che invece queste sono veramente veramente belle come torce, veramente veramente tanto. Diciamo un voto a favore. Queste sono le Crimson Root. Non so. Ah, posso, meno male. Almeno queste possono essere piazzate. Allora,
Intanto io piano piano recupero quanti più blocchi riesco a beccare. Ovviamente abbiamo anche Sign. Ma questa lantern vera normale. Sembrerebbe, non voglio dire nient'altro, che questo mi è uscito la 1.15, quindi non è, diciamo, roba riguardo questo changelog. Ok, a quanto pare comunque pur sono molto molto carini come sono fatte queste fence. E stessa cosa, beh, carino pure. Il sai, molto molto belle queste cose. Allora, diciamo, in questa cesta è contenuto, a parte giusto un paio di cosette, è contenuto tutto il changelog dello primo snapshot della 1.16. Direi che questo video può terminare qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.